a tutti cari amici di The Abusi Game e dei videogiocatori della domenica. Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di WWE 2K18, il mio giocatore di The Abusi Game. E vincitori e vincitrici delle Battle Royale di The Abusi Game e di 2K18. Qui è l'artefice Jake in compagnia dello specialista Michel e dell'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo 12° episodio con la carriera di Vito Giabroni. Dobbiamo parlare con René Young. Siamo già con la qua, bella biondina qua. Quindi Pepino, preparati. Vai. E tocca a te a fare Vito. René era lui. Era lui René. Beh, però c'è un caricamento anche per l'intervista. Non mi ricordo la voce di René, quindi la facciamo nuova. Diamo il benvenuto all'ospite di questa sera. Hai battuto degli avversari difficili in un tutti contro tutti. A cosa è dovuta questa vittoria, bel maschione? Quando hai un'opportunità devi sfruttarla. Fiducia in me stesso. Fiducia. Madonna mia! Ci attaccano per forza. Che cazzo. Fiducia incrollabile in me stesso. Potrà sembrarti una... Dai, non viene nessuno a attaccare. René, ma pensare troppo a quella cosa complica la vita. Che cazzo. Potresti dare un senso compiuto a quel cazzo che dici. Non si capisce un cazzo. E gettala voi a casa. Amici. Ci vuole poco a farsi venire dubbi su se stessi, sulle proprie capacità e sui propri alleati. Cazzo, ma una volta ma se riesci a mettere da parte certe cose... Vedi? Ho sono schippata. Per ora è tutto. A voi la linea. A voi la linea, bei maschioni. Meno male. Io pensavo proprio che ci attaccassero. Infatti non finiva più ste cazzo. Oddio. C'è un caricamento per tre frasi. No, tre frasi, una frase che ha detto lui che durava Mamma infinito. Mia, di Leopardi. La nuova generazione. Per adesso per andare a casa. Mamma mia. Il valletto. Dai, vai da. Il valletto passava e quell'uomo gridava. Ma che c'è uno lì? Un altro che sta in bilico. In bilico? Se il bilico go carga se po tu por sei. No, go carga se po tu dorei. Che itaca vega te tal de con dei por sei. Dai, sente che pica se le sponde. Vabbè. Top. Ci dovremmo prendere e fare uno schema a torta. Una fettina è gameplay. Una schematurta. E tutto l'altro è caricamento. Settimana 3 aprile. E poi sono sempre parla le stesse cose da Todd. Fare. E poi quella sedia qua dal primo fottutissimo giorno. Nessuno la sposta. Puttana Eva, ma spostatela che mi dà fastidio. E poi ancora questo Shimus in sottofondo. Basta. E Camiccioli, cosa fagli? Camiccioli sempre qui, il fratello del quell'altro gemello è sempre qui. Vestito uguale. Todd è sempre qui con le mani incrociate, con le braccia incrociate, ci fa l'onda energetica. Stasera voglio farti partecipare a un altro porno promo. Lei ancora, è schiacciato un cazzo. Sì, servirà ad alimentare la tensione che serpeggia nel WWE Universe. Vedi di dare il meglio. Vaffanculo. Vinci questo promo, quindi bisogna vincerlo. Siamo contro qualcuno per forza. Samoa, che si sarà incazzato perché l'abbiamo eliminato. No, Samoa. Samoa. Amici sportivi appassionati di wrestling. Sta perdendo anche la voce. La sigla di loro, ragazzi, che non si può skippare. Se non l'avete ancora vista. Il povero Rich Swann, che non vedremo mai più in questi teleschermi. Ma lo vedremo sempre qui. Qui almeno lo vedremo sempre. Però secondo me lo vediamo in qualche documentario della serie. Che fine ha fatto Rich Swann? No. Come si chiama quelle prigioni? Le mie prigioni. Prison Break. Di Silvio Pellico. Lo vediamo su Prison Break. La gallina! Numero? No, stacca lì. Allora, ho dei limiti di input che ne ha... Avete visto di cosa sono stato capace della scorsa settimana? Nessuno ha vita facile in una battaglia, specialmente quando sei l'ultima superstar sul ring. Essere riuscito a vincere contro quella follia che mi si è scatenata addosso nel mio debutto a tutti contro tutti è stato un vero capolavoro. Uno.
Ma vado con l'uno sicuro. Uno, non uno, leggo. Uno. Ragazzi, è arrivato la nostra prossima storyline. Era un segno che c'era Shimu. Ci abbiamo sentito la canzone. E lei era nella Battle Royale. L'hanno oscurato. Non volevano farlo riconoscere. We thought we might hear from him tonight. With him, you know this is gonna be good. He's not gonna keep us waiting, so let's find out. Dai, bisogna vincere contro Shimu. Ok. Fai Shimu. Sei falso! Falso fino al midollo! Non hai mai detto niente di sincero in tutta la serata! Hai solo ripetuto quello che pensi che il WWE Universe voglia sentirsi dire! Sai cosa vogliono invece? La verità! Proprio quella che darò a loro stasera! La verità su una delle superstar più false che siano mai esistite in WWE! Uno. Potete dire quello che vi pare, ma il WWE Universe conosce la verità. Mi hanno visto combattere, hanno esultato per me e nessuno può negare che la mia vittoria è stata in uguale misura una dimostrazione di eleganza e assoluto dominio. Ma lo sentite? Continua a blaterare le solite idiozie. Non ha mai ottenuto niente con le tue forze. Sai solo restare appiccicato a chi ha dovuto davvero impegnarsi per ottenere qualcosa. Due. E prenderti il merito per i loro successi. Cazzo, mi è venuto il mal di gola. Ricordo la tua pressione sconvolta. Due. In questa industria la fortuna non basta. Andate pure a riguardarvi le registrazioni del genere di persone. Passatempo. Due. Aspetta. No, influisce tanto anche il tempo, però. Vabbè, chi cazzo ti poteva rischi di salvare la faccia? Eri convinto di essere il migliore combattente di sempre, di essere assolutamente imbattibile, povero illuso. Comunque, cosa ci fai qui? Cerchi di salvare la carriera? Faccia. Ah, non la faccia. Che razza di avvoltoio sei che sei? Ti ho visto la settimana scorsa. Hai aspettato che qualcun altro mettesse in difficoltà il tuo avversario per finirlo facilmente. Sei un mangiatore di carogne che ruba la preda a chi se l'è meritata. Patetico, ma comprensibile. Se dovessi combattere ad armi pari, faresti pena. Ma comunque siamo lì, pareggio. A nessuno importa di quello che hai da dire, tutto il fumo niente arrosto. Come sempre i miei fan dimenticheranno quella vittoria. Ehi, non è la prima volta che lo sento blaterare in questo modo. Ha già dimostrato di non saper fare altro. Ma le sue parole cambiano. La sostanza rimane la stessa. È tutto fumo, niente arrosto. È un uomo di spettacolo. È uno che sa dire tutte le parole giuste. Oh, vaffanculo. Non è difficile vincere con tutti contro tutti, soprattutto se si combatte come te, nascosto in un angolo, nella speranza che nessuno ti veda. Una vera superstar non esiterebbe a gettarsi nella mischia, senza stare a contare quanti avversari dovrà abbattere. Quattro! Sempre contare... Quattro! 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 Combo! Combo addirittura! Oh, un consiglio! Quattro! Ma vai, era in fondo le quattro per te! Vai in backstage e chiedi a qualcuno se hai il tempo di montarti nel hotel della bici. Se vuoi sopravvivere contro nessuno superstante, conviene liberarti di questo atteggiamento da dilettante. Insomma, mettiti sotto. Mettiti sotto. Questa è la mia festa e lui non è invitato. La legge che l'ultima, quattro. Non mi affiderai tante quando sarai in grado di vincere qualcosa. Bomba! Ho un consiglio per te. Scendi subito dal ring e non tornare finché non sarai in grado di vincere qualcosa. Se non dovessi farcela, torna pure in NXT, poi al Performance Center e poi a casa. Nasconditi sotto il letto. L'unica cosa che potresti vincere sarebbe una gara di immaturità. Lì sì che saresti imbattibile. Ma fai culo, coglione! Cristo schiacciato completa. Abbiamo vinto, stravinto. 200 combo. Combo, Cristo. Ecco, con una combo cosa succede? Gnum, ragazzi! E Sheamus l'abbiamo asfaltato! Proprio così, Gnum l'abbiamo asfaltato. Bravo, bravo, bravo. Ti tocco? No, non ti tocco. Complimenti, bello! Ottimo lavoro! Bello, adesso ci ha detto. Quell'entrata a sorpresa mi ha colto impreparato, il pubblico l'ha ignorato. Dopo le mie risposte, sforzati, mi sa che non lo... vedremo per un po'. Sperava di sferzarmi con le sue parole. Evidentemente la sua lingua non era abbastanza affilata.
una descrizione sintetica ed efficace della situazione, lo ammetto, ma che metafora bizzarra. Ho l'impressione che il WWE Universe si stia pian piano affezionando a te. Continua così e non avrai il minimo problema. Dammi un bacino. Bello. Che metafora bizzarra, per non dirti che metafora di merda. Ti tocca? Ti tocca? No, non ti tocca. Ehi, hai già parlato con qualcuno della dirigenza? No, che succede? Oi? Abbiamo fatto una piccola riunione. Vogliono farti partecipare a un match seguito da un promo quando vincerai. Ancora un promo e giuro che esplodo. Questo mese benvenuti alla promo Calisse. Sono pronto, datemi un microfono. O due o uno. Esatto, io direi più due di uno. Ehi, adesso per tutto il mese la promo Calisse. Non vedo l'ora. Ecco, bravo, vai a fare buon uso di questa creatività. Vai a fare il tuo lavoro. Però prima dammi un abbraccio, dai. Almeno. No, no, niente. No. Wow, 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 amici sportivi appassionati di wrestling! La sigla di Raw, ragazzi, che non si può skippare. Il povero Rich Swann, che non vedremo mai più. Pam, 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 pam. Vai, meno in sync. Quando esce, mi sono lasciato trasportare. Vai in sync, brother. Sing. Eccoli. Pam, 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 pam. Quello non è. Riesco a leggere il video quello. No, quello è. Attenzione, siamo contro oh. Sheamus. Strano che non ci attacca. No, oh, l'hai detto. L'hai detto. Ah, che centro che ci ha dato, ragazzi. No. Sì, vabbè, però. That was simply unadulterated power. Trick! Cristo, meriti veramente. Ah, guarda che Sheamus col cappello siamo più forti. Allora, lo sai, ma abbiamo... Noi abbiamo, abbiamo sconfitto anche sì. Big Cass, noi così. Ah! Mi avvicinerei anche al ring. No, Cristo. Sheamus è solo al 114%. E ha vinto anche. Ride bene chi ride ultimo, beh, caro Sheamus. È impossibile vincere quando ti attaccano. Che tra i beo. Mamma mia, che coglioni. Fica, veramente. Notare che musica anche ci danno. Vuol dire che andiamo bene. Mi spiace, non avevo idea che sarebbe successa una cosa del genere. Non è la prima volta che succede, vedi di riprenderti, non preoccuparti. Non vedi di riprenderti. Ehi, stai scherzando? È letteralmente il tuo unico compito, riprenditi! Ora datti una calmata, non posso essere ovunque. Scoccia anche a me quando cambiano i piani. Se sei sempre lì dove vuoi essere ovunque. È passato dalla produzione correndo ed è uscito prima che lo fermassi. Secondo me possiamo ancora uscirne bene, però. Ehi, come? Ti consiglio di parlare con René e dire le cose come stanno. Ho già capito, è il modo migliore per far cambiare idea al pubblico. Ma che cazzo di idea vuoi che abbia il pubblico? Ci ha attaccato. Adesso ho già capito che quando parliamo con René arriva Sheamus e parte l'ennesima rissa backstage.
Peccato però che non si possono fare i bracci tesi quando sei qui. A René? Allora io farei un po' a tutti, sai. Spogliatoio! Così da nulla. Parliamo con René! Oh, ciao, sei tornato. Sì, amore. Caricamento. Dai che Dean non è a casa. Adesso doveva caricare una lunga frase, quindi... Ah, ora non c'è una lunga frase. Bentornati allo show, vi presento l'ospite di stasera. Cosa ti frulla in testa dopo quel terribile attacco alle spalle di oggi? Quando hai successo la gente diventa invidiosa, farò ciò che faccio sempre, supererò l'ostacolo. Quando hai successo? Ehi, la gente ha disgustosa tendenza a prendere la vita più facile. Ma via! E quel tipo di persone e poi tende a individuare quelli che ce la fanno onestamente. Quando qualcuno come me ha successo, attira tanta gelosia. Se tu se lui avesse le qualità per arrivare in alto, lo farebbe invece di pensare a mettere i bastoni tra le ruote. Grazie per essere stato con noi. A voi la linea. E adesso il maschione. È brutta, però René l'ha fatta male. E soprattutto l'hanno fatta stupida. Cos'è? Pay per view, ragazzi. Vediamo cosa e c'è. E dovrebbe stato. Essere WrestleMania? No, però no, siamo già a fine. È già passato. WrestleMania era a marzo. Questo mi sa più di Backlash. Pessima notizia, purtroppo. Davvero. La mia intervista è stata un fiasco. A dire la verità, al momento un fiasco non mi dispiacerebbe. Ma torniamo al punto. In sostanza, la direzione non ha fiducia in te. Quando sei arrivato hai fatto subito il botto, ma non hai continuato come avresti dovuto. O meglio, la direzione crede che avrei dovuto. Precisamente, anche se non ho capito quello che hai detto, vogliamo che tu ti dia una calmata e che torni a combattere nel pre-show. Oh, non sembri troppo convinto! Certo che no! Sono ancora sicuro di aver fatto le scelte giuste nell'ultimo mese. Non hai detto di essere punito senza motivo. Mi hai voltato le spalle, dobbiamo ribellarci e subito. Dobbiamo ribellarci subito. Ormai è andata così. Ma non possiamo non reagire. Dobbiamo ribellarci e subito. Non credo che sia una battaglia che possiamo vincere. Li ho visti molto decisi. Comunque sia, le cose stanno così. Io capisco la tua reazione davvero, ma dobbiamo pensare al futuro. Al momento sei stato messo in un tag team a 6. Sì, nel pre-show. Sì, lo so. Fa schifo. Un po' come te. Sono io quello che viene sulla propria pelle. Te lo assicuro. È una brutta situazione anche per me. Vorrei poterti dare notizie migliori. E anche un bacino. 3 stelle. Esegui 2 mosse finali sul tuo avversario. Bella madonna, quante robe ci chiedono qui. E devi essere tu a schienare. Macho Man Randy Savage. Randall Poffo. Il compianto Randall Poffo. Attenzione. Amici sportivi, benvenuti a Payback. La sigla di Payback, ragazzi, che non si può skippare. Ma guardate bene, non c'è il Rich Swan. Perché è già stato bandito. Sì, ma è tutta così. Pam, pam, pam. Si stava dimenticando. Pam, pam, pam. Payback. Saremo ancora con Brock Lesnar. Ah, dal pre-show. Siamo con Shimon. Saremo con No, Uso. Beh, siamo messi meglio noi, dai. Beh, però, cioè, siamo messi meglio noi, ma se li togli Curtis Axel, sono messi meglio loro. Vabbè. 3 contro 2 sono messi meglio. Cominciano Sheamus e Vita Giabrone, i proprietari, per modo di dire, di questa faida. Vi ricordo che siamo nel pre-show di Payback, quindi non ci sta guardando neanche nostra nonna. Guarda che dirà Vito.
Let's talk briefly about Sheamus. No, affambagno. Ma tre mosse finali? Due. Due. Li devi schienare tu e fare tre stelle. Cristo. Non è proprio così semplice, sai. Soprattutto quello delle due mosse finali. Non ti vede che sei lì. Ah, ecco. Grazie. Dovevo solo tirarti su. Eccoci. Senti un bel DDT. Alzati. Eccola là. Nel frattempo sei arrivato a due stelle. Dai, dai, che vanno sulle stelle lo stesso, vai. Dai, sali, vieni, il cambio va. Guarda, chi lo chiedo all'arbitro? Stai lì che ti va sul percentuale, là. Contro il mio ginocchio. 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 Mi sposto, va. Contro. Se no, se no squalifica qui, perdiamo. No, vuole chiudere il match però, ragazzi. Tu non faglielo chiudere. Preso. A pelo. Va su molto più la svelta. Prendi il tag. Prendi il tag con i biscotti. Cosa continua a fare il dito? Stai... I am a real American. Fight for the rights of every man. Allora, siamo già 23, 24. Potrebbe tornare al Kogan 25. E vincere la Royal Rumble. 27, 28, 29, 30. La forza di fare il dito gli va sull'energia. 3, 3, 4. Sta ricaricando. Occhio, occhio, occhio. Oh madonna, scusate, eccomi qua. Che ti va giù la percentuale, ragazzi. No, schienare. No, vai a farlo. Come on, come on, come on, come on. Hai cambiato, come on, cambiate uso, come on. Come on, uso, vieni a cambiare. Dai, dammi il cambio. Voglio il cambio manuale. Via qui. No, entra, Vito. Vito. Che io schiaccio i tasti, ma lui non entra, ragazzi. Come on. Super kick. Cambio, stai dentro. Ah, fuori. Vero, vero, vero. Stai dentro. No, ma non ci sono vie di mezzo, Vito, dal cavolo. Dai, stai lì, prenditi il cambio. Dai, dammelo. Dammelo, dai, lo fa. No, ho dato l'arbitro. Prova, vai. Caricati un po'. Come on. Aia, l'arbitro si è alzato nel... Cioè, va. Cambio, stai fuori. Che figlio della... Non ho ancora capito con cosa si chiede il cambio. Ok. Cosa, con la mano si chiede il cambio? Tag L1. Qua bisogna entrare, qua bisogna entrare, qua bisogna entrare, qua bisogna entrare, qua bisogna entrare. Trick! Via! Come on! Ma perché? Stai lì col braccio proteso. Dammi il cambio! Chi è questo? Jay o... Jimmy. O Jimmy. Grande! Che avrebbe anche la finale. Dammi il cambio! Dammi il cambio! Vieni qua! Allunga la mano, allunga la mano! Dai! Dai! Non darlo all'altro! Grande! Dai, facciamo una... Ah, no, non ce l'abbiamo però, eh. No, lo tag! Lo tag! Michael! 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 Cosa stai facendo, Vito? Vito!
là addirittura se la prende con Curtis Axel a caso. Io andrei a schienare la urla. Ma dove fa la finisher, Pat? Bisogna fare due finisher prima. Merda. Come on! Cacchio, fai a farli finisher, non ce l'hai. Come on! Siamo solo al 50%. Volevo anch'io. No! 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 Ui! Dai che sei 86. Hot dog! Ce l'ho fatta! Finally! Morto! Basta, riposino! Bello l'hot tag! Samoa Splash! Attenzione a Curtis Axel! No, però no, però no, però no, vai Curtis, vai! Vai, bloccalo! Già fa! Mamma mia, è anche mancato quel pirla! Ne fa un altro, ragazzi, ne fa un altro! No. You look stupid! No, com'è che era? Gnum. Vram. Vram. È un altro. Vram. Trump. Ci siamo ripresi, ragazzi, dopo un'ora e mezza di pisolino. Siamo ritornati. Abbiamo una speciale, eh? Una speciale. Vai, vai sul ring, grande. Però. Vai sull'apron, sennò perdi tutto, eh? Ma perché a volte non sale, io non capisco, Cristo santo. Stai lì, allunga il braccio. Ne abbiamo una speciale. Sì! Dai, allunga, allunga! Dai, dammi! Ma che figlio! Ma che figlio l'ha dato all'altro! Ma che figlio di Rikishi! Dallo a me adesso! Non ci avrevo mai a fare due finish, ragazzi. Anche perché tu non hai più energie da tipo un anno e mezzo. E non me lo dà, ma che rincoglionito. Ma me la prendo col pubblico intanto. Dai! No! Dai, dai che sono ritornato. Dai che sono ritornato. Dai! Dai, eccolo! Ritorno al mondo dei morti! È tornato! Il cambio! 120% è la speciale! Il problema è che ha dato il cambio. Devi metterti sull'apron e lì restare. Dai su! Vai su però! A kick to the gut. That'll W over. In case you're keeping score, that's che barbone che non mi dà il cambio. Sì! Dai! Dagli un pugno, dagli un pugno, dagli un pugno. Prenditelo tu, non puoi prendertelo. No. Grande, grande. Lancialo di qua, grande. Occhio l'arbitro. Sì! No! Boom! Colpo d'avambraccio! Fagli la speciale! La speciale! Adesso! Non corre! Eccola la ginocchiata! E finalmente si può fare la prima finale! E boom! Dai, dai! Ora dobbiamo fargli ancora una volta! Ce l'hanno Yuso una 4 stelle. Dovresti farti buttare fuori dal ring ancora. Quando ritorni, sei con la speciale. Cesaro e Sheamus hanno una finale. Jimmy Uso ha una finale. L'ha appena fatta. È colpa di quell'arbitro di merda lì che era in mezzo ai coglioni. Sono rosso. Siamo già. Però abbiamo una speciale in questo momento.
preso un finale, falla. Ho preso malissimo. Abbiamo comunque una finale falla, che ci falla, porterà ad avere 3 stelle. Quasi, no. Sì. Adesso riposati, aspetta l'altra finale. Dai il tag, esci. E non so se ti sale l'energia, però a sto punto. O se no, arriva a zero. Proviamo. Arriva in modo da ricaricarti. Sì, ma me lo schieni tu, ma sei imbecille. So. Capirò mai come cazzarola si esce da sto fottuto ring. Figa, ragazzi. His partner wants back in this match, guys. He looks rested and ready to go to me. Dai, tanto sarà percentuale. No, tag. Momentum has certainly shifted here, Michael. Oh, però bella lì. Mi sa che quando chiedi il cambio non va su. No, perché mi sono spostato troppo, secondo me. Devo avvicinarmi al paletto. His partner wants back in. Dagli un pugno, dagli un pugno. Cioè, chiede al cambio o dal pugno, cioè non può. Non lo date comunque il cambio. Lo dà sempre a quello che c'è dalla parte di là. Non è vero. Dai! Adesso! Lascialo lì dov'è! Cosa te ne frega? Dallo a me il cambio! Ma vaffanculo! Lo dà, spostati di là adesso! Ecco, no, vai di là. Vai di là! Dallo a me! Ma perché non va di là? Dammelo, Cesaro, perché... Qua non me lo dà. Dammelo tu. Il tag. Mi specifichiamo il tag. Dai! Cosa stai facendo? Dammi il cambio, posso rifare i salti in padella, dai! Ora! Grande! Grande l'ha dato l'altro! Ci è rimasto male! È rimasto di... Ma io non parole! Dai, dai! Grande! Oh, Cristo santo! Mamma mia! Ecco. Pan! Some cockiness being shown here by Jey Uso. Vai a dare il cambio. No, no, adesso lo finiamo. 81. Lo finiamo quel match del cavolo qua. Lo finiamo. È bella la schiena di Jimmy Uso. Just carrying the opposition here, but you can't carry your opponent all day. You gotta make a 95. He knows he's in trouble. He wants no part of this. He's really taking a speciale. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. He doesn't look too eager. Bam! Finale. Finale. All'angolo. Non è lì che lo fa. L'angolo là ho paura io. Vai, vai. Mi danno i pugni. Ma che cazzo. Non ho la stamina, non ho l'energia, non me la fa. Sì. 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 Sì! 3 stelle e mezza, seconda finale, schiena. Corde. No, non ci sono. 1, 2! No! Cazzo del cavolo! Merdone! Figlio della... Schienalo ancora! No, recupera, è inutile schienarlo. Ma vaffanbagno, Sheamus! Niente, oh madonna, dai che Sheamus e Curtis Axel sono a terra, non possono più alzarsi. Io. È il momento. Cosa ci fa qua? La madonna. Alla speciale.
scappa fuori Vito, scappa fuori. E che lentezza. Maledetto Curtis Axel. Mesce botta e risposta, ma non reagisce ste Vito. Aia. Dai, non facciamo scherzi. Via. Esci un attimo, dai, fai andare su e chiama subito il tag. Dai che sei già 46. 44, 43, 42, 41, 40, 39. Perché? No! No! Mi sono cacato addosso. Scesa tutta, eravamo a 58. Perché sei dalla parte sbagliata? No, perché non ero vicino all'angolo. Dai. No, Jimmy Uso bravo. Bravo, ancora una volta. Dai, Simus, buttalo giù ancora una volta. Bravo. Dai, che è tutto il tempo che serve per salire. Sono in pari, comincia. È sempre la solita storia. È convinto, eh. Buttalo giù. E via. Chiedi il tag. Dici? C'è il 60. Aspetta. He's too quick for him there. His partner's calling for the tag. Davis with the cover. This is some great offense. Esci, esci. Esci, che ritorni su con la speciale. Ritorni su con la speciale, chiedi il cambio e finisce. Sì, ma c'è lo schiena. Ma lo schiena. Nel frattempo che io sono sdraiato qui. Ma lo schiena. O lo sottomette. Ma lo sottomette. O lo sottomette. Lo sottomette. Dai! Jimmy, entra! Aiutalo! Mi sono veramente preoccupato. No! 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 Sì! C'è un joystick qua ancora un'ora, ragazzi, per queste presce del cazzarola. No, si lancia! No, si lancia! No, si lancia! Dobbiamo fare recupero anticipato, per forza. No, no, entrava l'altro pirla. No, per niente. E non è salito, e non è salito. Ma no, era fatta. 67, 89, 71, 73, 76. Però Sheamus ha ben due mosse finali, Fortunatamente però è uscito. Curtis Axel ha una mossa finale. Tram 86 schiena. Non riusciamo a chiudere il match e non facciamo la finisher. 94 le finisher. Bisogna fargli per mandarlo giù lui. Ma buona. Buona. Vai di speciale. Torna indietro, prendi la rincorsa. Non ho la stamina, non ho qualcosa, mi manca qualcosa. Devo avere due barre bello. Per forza. Fai l'account che vuoi sulla stamina. No, ma sta facendo lui. Non l'ho lasciato, vero? Ma vaffanculo! Oh. Venite dentro! Venite dentro! Venite! Che goduria, madonna! Dai, adesso possiamo farla, abbiamo due barre. Due barre gialle abbiamo. E il finish, Sheamus ha due finisher però. Ci alziamo domani mattina se qua. Dai. Sì! Adesso appena viene di qua, io prendo una rincorsa. No, è andata giù la barra. Tagliela! Non possiamo. Ce l'hai? Andala! No!
Cazzo, ma ce l'avevi sta cazzo di là? Ma l'ho fatta! Ma hai visto che mi hai anticipato? No, non l'hai fatta, ce l'hai sì, ancora. Sì, lo so! Ma mi hai anticipato! Ehi, cazzo! Dai. No! Entrate! Entrate! Entrate, ricoglierete! Figa, ma che... Basta, va? No, no, basta. Finisce così. Cazzo! Il match di merda! No, figa, puttana. Non ti si sente. Meglio. Non sa da fare quel match di merda qua. E ho corso e ho schizzato il triangolo. Mi ha anticipato. A dirti io qua tutte le volte schiena. Cazzo te ne frega se non c'è la cosa. Te schiena no, provaci e basta. No, recuperano loro. Ma tranquillo, te hai detto prova no? Ma ci smeniamo. Smeniamo, invece così a voi. Che affari gli hai fatto? Figa, oh, schiena qua, e basta. Qua ci mandano a main event. Cosa facciamo? Non si può. Andiamo a casa. No, fermati qua, ricominceremo da qua. Abbiamo perso questa settimana, ragazzi. Finisce male, ragazzi, quella puntata qua, ma purtroppo... Se qualcuno di voi ha una metodologia, ce la spieghi. No, la metodologia è imparare a giocare. Il roll up, spiegate il roll up. Ecco, esatto, spiegateci il roll up, come si fa, che così la prossima volta facciamo un roll up. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace o un non mi piace. Se volete farci i vostri personalissimi auguri di Buon Natale, potete farcelo proprio tramite Facebook, Instagram e Twitter. E dal 2018 anche con un nuovo social. E io vi ricordo che ieri si è concluso con l'appuntamento natalizio, un altro show dell'FCV. E com'è che è andato Peppino? Dovevate esserci, non vi ho visto ieri. Io invece ti ho visto vestito da Babbo Natale. Eri tu? Esatto. Chi ti ha detto che ero io? Io so tutto. Per oggi è tutto. Dall'Artevice a Jack, dallo specialista Michel e dall'Eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli. Ciao.